Le mie condoglianze a tutti gli amici e parenti di Mondonico, veramente un personaggio unico nel mondo del calcio. Un altro mito che ci lascia. Faccio gli auguri a Conti che va a curarsi negli Stati Uniti. Speriamo che qualcuno capisca qual è la causa dei problemi del suo ginocchio. Questo ginocchio che viene seguito da tutti i più grandi luminari, dalla scienza, dalla medicina, da tutti, sono tutti così bravi che lui rientra in campo e si rifà male. Perché evidentemente c'è qualcosa, c'è una causa che non è stata rimossa. Detto questo, vi linko sotto, veniamo da Ciccia, vi linko sotto l'articolo del Corriere, rilanciato poi da tutti gli altri giornali. 2 mesi fa, Inter Benevento, vi ho detto una frase. Una frase. Vi ho detto una frase, l'ho detta io, non l'ha detto nessuno. Ve l'ho detta perché, come vi ho spiegato, questo canale serve a informare, serve ad aprire gli occhi su alcune cose. A volte mi prendo del Nostradamus, io le avevo detto, mi prendono per il culo, ma l'unico nel mondo che vi ha detto se Suning potesse lasciare, lascerebbe domani, sono stato io. Parole che il Corriere dice con 2 mesi di ritardo. Ovviamente, andate a vedere i commenti di quelli che dicevano: ah, che cazzo dici, tu chi sei? Ma andate a vedere i commenti. Ora vi linko l'articolo che dice le stesse cose, le stesse identiche cose. Se i cinesi potessero vendere domani, venderebbero, solo che 600 milioni, bla bla bla, leggetevi l'articolo. Quindi, massimo e totale rispetto per questo canale. Tra l'altro, la questione Sabatini è legata a questo aspetto. Inutile che si parli di calcolatrici, di fair play e di cazzate. Non ce l'ho con nessuno, non ce l'ho con nessun YouTuber, con nessun tifoso, voglio bene a tutti, sono sofferente, patito ed emaciato e incazzato. Questa società è di nuovo allo sbando. Non c'entrano gli acquisti a parametro zero e il fatto del futuro, qui c'entra che, come avevo detto, la proprietà ha preso una cosa che è più grande di lei. Ok, ecco perché non c'era chiarezza quando io la chiedevo 2 anni fa nei video, ecco perché nessuno parlava, perché stavano cercando di capire cosa fare, perché stavano facendo business, perché questa proprietà voleva 200 prodotti da portare in Cina tra cibo e tecnologia, eccetera. Così hanno fatto. Il problema è che hanno detto sì, l'Inter, va bene, la mettiamo lì. No, adesso hanno capito cos'è l'Inter. Ogni settimana ci sono 60.000 persone allo stadio e questa per loro è un cagamento di cazzo, perché a volte il business non è solo business, ma in questo caso è uno sport, è un calcio, è passione. E come vi avevo detto, e il Corriere lo dice con 2 mesi di ritardo, se potessero si sciacquerebbero dal cazzo, perché è una cosa troppo complicata, che li impegna troppo. C'è chi fa business in altro modo e quindi per loro questa cosa qua è una rottura di coglioni. Una rotta di cazzo persino in Cina, figuriamoci qua. Sabatini se ne va. E per l'ultima volta non nomino alcuni youtuber e non li nominerò mai più, non voglio litigarci, non ci ho litigato, si può parlare di tutto, però chiedono scusa. Perché io ho detto, l'Inter non vuole spendere o non può spendere? Allora tutti hanno detto che non poteva spendere e io ho detto che non voleva. Che poi non potesse fare ciò che voleva, lo so anch'io che c'è il fair play, queste minchiate qua. Però io ho anche detto che c'erano cose che si potevano fare, escamotage. E tutta una serie di cose che volendo, anche piccole operazioni, si potevano fare, perché se non porti un giocatore, come ho detto nel video di 2 mesi fa, di gennaio, dalla Cina qua, che fa parte della tua proprietà, vuol dire che proprio non c'è la volontà di fare un cazzo. Quindi alla fine non è vero che non si può spendere. Sì, è vero, ovviamente, però è anche vero che non si vuole. Quindi calcolatrici per terra, buttatele nel cestino e chiedete scusa. Scusa Fabio, hai ragione. Sì, il fair play esiste, il fair play 2.0, 6.0, 8.0, è vero, esistono le limitazioni, ma la verità è che avevi ragione tu. Cazzo hai ragione. Se n'è andato persino Sabatini, Spalletti già si era arrabbiato, chissà cosa succede, oddio. Avevi ragione tu, qua qualcosa in più si poteva fare, invece non solo non si è fatto, ma non si potrà fare e non si vorrà fare, perché la volontà è addirittura quella di vendere baracca e burattini. Attendo le vostre scuse. Che vi fanno onore. Scusa Fabio, avevi ragione. Non solo. Ci avevi informato prima di tutti, prima di qualsiasi giornale, ci avevi detto che Suning, se poteva, si levava. E la mia frase fu: se potessero, farebbero le valigie domattina. E questa è la frase proprio del Corriere. Mi raccomando, a questo punto vi chiedo di spargere la voce e di fare iscrivere la gente al canale, così almeno tanti interisti saranno informati. Ok? E
E non rompetemi le palle, questo non è un video sull'Inter che gioca, sugli schemi, su quelli avrei da dire un sacco di cose, anche perché ho letto articoli sulle due punte, su Lautaro, su una serie di... Ho già in testa il mister che potrebbe venire, visto che si parlava, quelli del Racing hanno parlato di un Inter che vuole fare un certo tipo di gioco con le due punte, altra cosa che ho detto da 2 anni, ma non voglio parlare fino a fine campionato, non parlo di partite, di schemi, di niente. Ancora condoglianze alla famiglia di Mondonico. Ciao eroe, ciao combattente e grazie per tutto quello che ci hai regalato.